Buonasera a tutti e benvenuti. Un applauso all'onorevole Sgarbi. Sono veramente felice questa sera di dare inizio alla 14ª edizione dell'Università d'Estate di Soveria Mannelli e di ringraziare questo pubblico per la presenza e per l'attenzione che ormai da tanti anni ci riserva. Saluto tutte le autorità, saluto il capitano dei carabinieri di Soveria Mannelli, Francesco Zangla, saluto il sindaco Stefano Mascaro di Rossano, saluto l'assessore Gaetano Greco di Figline Vigliaturo, tutte le autorità presenti che non ho menzionato. Ho il dovere di ringraziare, a nome dell'amministrazione comunale, anche quanti hanno lavorato per il buon andamento di questa edizione di Essere a Soveria 2018, che ormai maggiorenne ha raggiunto il suo 30° compleanno, confermandosi così la manifestazione più longeva della Calabria. Io ho il compito di ringraziare, lo faccio sentitamente, non è per me un obbligo. Ringrazio la Prologo di Soveria Mannelli e del suo presidente Antonio Ferrante, l'Associazione Culturale Fiore di Lino e il suo presidente Antonio Abruzzese, Liberi TV con il suo presidente Riccardo Cristiano, Radio Radicale che si occuperanno come sempre delle riprese, l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Costanzo, l'Associazione Imprenditori del Reventino, la Fondazione Italia Domani, l'Associazione Teatrale di Soveria Mannelli, diretta brillantemente da Gino Capolupo, arrivata ormai alla 38ª edizione. Ringrazio la casa editrice Rubettino, l'artista Savina Tarsitano, che ci ha portato le sue grandi tele provenienti da mezzo mondo. Ed in ultimo, ma non per ultimi, ringrazio Luigi Anastasio ed Emilio Marasco, coordinatore di questa lunga maratona di Essere a Soveria 2018, che quest'anno prende il titolo di Più in là. Ringrazio ancora tutte le imprese del territorio e gli sponsor che ci hanno teso le mani e poi chiedo scusa a tutti quelli che non ho menzionato, che ho dimenticato, ma che ci hanno comunque supportato con il loro contributo. Il filo conduttore di questa Summer School, come tutti gli anni, è a sfondo politico-sociale. Ed è, come scopriremo tra poco, come ci dirà il professore Caligiuri tra poco, come andremo a incominciare. Ricette per una nuova Italia, la cultura, la giustizia, la comunicazione. Questa sera iniziamo con la cultura, con il professore e onorevole Vittorio Sgarbi, che ci onora della sua presenza come ormai da tanti anni. La giustizia con il magistrato Nicola Gratteri del 13 agosto e la comunicazione del 29 agosto con il commissario dell'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, professor Mario Morcellini. Naturalmente il corso è diretto e introdotto dal professor Mario Caligiuri dell'Università della Calabria e anche stimatissimo vice sindaco della nostra città. E da Florindo Rubettino, editore in Soveria Mannelli, professore all'Università del Molise. Io penso di non dover rubare più altro tempo e quindi cederei la parola, anzi la palla, al professore Caligiuri. Grazie. Signor Sindaco, onorevole Sgarbi, Sindaco Mascaro, Maestro Gerardo Sacco, gentili signore, care signore, Capitano Zangla. Allora, come diceva il Sindaco, sono 30 anni di essere a Soveria, il cui tema è stato scelto dal nostro prete Don Roberto Tomaino, che nella omelia del nostro santo patrono, San Giovanni Battista, ha citato questo verso straordinario di Montale, della poesia maestrale, che è più in là. Allora, noi vogliamo andare più in là rispetto ai luoghi comuni, rispetto a una regione dai collegamenti difficili e dalle antitesi strane. Questa è la 14ª Università d'Estate. Il titolo è Come andremo a incominciare, diceva giustamente il sindaco. Il sottotitolo è Ricette per la nuova Italia. Ricette per la nuova Italia, partendo dalla cultura, dalla giustizia, dalla comunicazione, che vengono prima, qualificano e determinano l'azione politica.
La cultura dà una visione del mondo, è il nostro modo di essere nell'universo. E la cultura è una parola magica che unisce la terra al cielo. La cultura da culto, l'invocazione agli dèi, e la cultura da coltivare, l'esercizio che ogni giorno ciascuno di noi fa per trovare il proprio difficile posto nel mondo. E questa parola magica non potevamo che affrontarla col divulgatore per eccellenza dell'arte italiana, che da sempre mette al centro la cultura nella vita dei nostri connazionali, cioè Vittorio Sgarbi, che vi prego di salutare ancora con un grande affettuoso applauso. È un tema fondamentale. Il mio maestro Francesco Cossiga nel 2003 scrisse un libro fondamentale per analizzare i rapporti tra politica e giustizia, Discorso sulla giustizia, che tra l'altro riprende il messaggio alle Camere del 1991, tu eri deputato, e quello che poi venne definita la grande riforma mancata, perché Cossiga, prima degli altri, aveva capito che col crollo del muro di Berlino nulla sarebbe stato più come prima. Quindi analizzare i rapporti tra politica e giustizia e affrontare l'espansione della criminalità che ormai è a livello pervasivo. Tanto che, parafrasando Mauro Della Porta Raffo, che diceva di essere, in base al principio dei 6 gradi di separazione, a 6 strette di mano da Napoleone, in alcune aree d'Italia noi siamo a 3 strette di mano, spesso a 2, da Totorina. Quindi affronteremo questo argomento con Nicola Gratteri, un magistrato al quale ognuno di noi deve qualcosa. La comunicazione, il terzo tema. La censura in passato si affrontava attraverso il divieto delle informazioni. Oggi avviene esattamente nel modo opposto. Noi viviamo oggi nella società della disinformazione, dove la verità sta da una parte e la percezione pubblica della verità dall'altra. Come si materializza la società della disinformazione? L'eccesso di informazione e il basso livello sostanziale di istruzione dall'altra. Parliamo di fake news, di post-verità, che viene considerato il nocciolo della questione. Ma nel dibattito pubblico tutto è fake news. Dalla prima all'ultima parola tutto è fake news. Quindi parleremo di queste cose con Mario Morcellini, che più volte è stato ospite di Soveria Mannelli, è stato chi in Italia ha affrontato scientificamente il tema della comunicazione. Soveria quindi si conferma come punto d'incontro, come baricentro geografico della Calabria, e lo è, dove c'è questa splendida videoinstallazione di Fabrizio Plessi, che è la più grande videoinstallazione d'Europa, che vedremo se poi Vittorio ci darà l'onore di farlo, di inaugurarla insieme. Quindi Soveria come luogo di riflessione senza rete, un luogo di riflessione che parte da sud, e l'abbiamo voluto fare con 3 testimoni, non con 3 politici. A proposito della politica, diceva Oscar Wilde, la Camera dei Comuni non ha nulla da dire, e lo dice. Se fossimo nel periodo del fascismo, questo sarebbe considerato un concetto disfattista. Durante l'egemonia culturale della sinistra sarebbe considerato un discorso qualunquista. Durante l'egemonia culturale della disinformazione, che è quella che stiamo vivendo, si può considerare un discorso populista. Quello che noi stiamo facendo sarà registrato, lo diceva il sindaco, da Radio Radicale, da Liberi TV. Le collaborazioni le ha dette il sindaco. I direttori di questa università d'estate sono il consigliere comunale, editore e professore universitario Florindo Rubettino ed io. Io non so se siamo di fronte alla Terza Repubblica, non lo so. Quello che so è che la Quinta Repubblica Francese faceva seguito alla 7ª Costituzione diversa della Francia. Noi siamo invece in presenza alla prima, alla stessa, inapplicata e inapplicabile fin dall'articolo 1 Costituzione Repubblicana. Che la Costituzione, la cui forma istituzionale nasce spaccando l'Italia. Il Sud
vota monarchia, il nord vota repubblica. E che io ritengo che la vera nascita della questione sia quella, il referendum costituzionale, e prima ancora la prima guerra mondiale, che ha delle ricadute sul sud che allargano in maniera inevitabile e incolmabile il divario col resto d'Italia. Questo è il mio punto di vista sul divario territoriale. Cosa sta succedendo oggi? Il mio punto di vista è che l'antipolitica non è quella che viene definita oggi, ma è tutto quello che c'è stato prima. Cioè quello che per 25 anni ha portato ad avere ruoli istituzionali di rilievo a personaggi improbabili. E per carità di patria, come direbbe Cossiga, mi fermo qua. Ci saranno altri criteri nelle inadeguatezze attuali, però sono diversi rispetto a quelli del 25ennio che ha preceduto questo. E il sistema mediatico, ora ed allora, è corifeo dei padroni del vapore, perché mantiene in piedi un sistema che non c'è. Un sistema che non pensa al futuro, che non si pone affatto il problema delle ricadute dell'intelligenza artificiale, che, guardate, sconvolgerà tutto. Siamo a 200 anni del libro di Mary Shelley, Frankenstein, e 50 anni da 2001, Odissea nello spazio, dove c'era Al 9000 che si ribella al suo creatore. Ebbene, ci siamo arrivati. Un sistema che in definitiva non si pone, anzi utilizza la bassa cultura degli italiani. Il 75% dei nostri connazionali non sa interpretare una semplice frase della nostra lingua. Un quarto degli italiani è analfabeta funzionale, non sa leggere, scrivere e far di conto. E di questi il 4,1% di laureati. Queste sono le stesse persone che si confrontano con la pubblica istruzione, che sostengono il sistema produttivo, le persone che consumano, che rispondono ai sondaggi e soprattutto che votano. Il populismo sembra una moda recente, eppure Aristotele nel IV secolo avanti Cristo l'aveva spiegato. Ogni sistema inevitabilmente degenera, la democrazia degenera nella demagogia, che oggi definiremmo populismo. Allora, questa è la crisi della democrazia, evidentissima già a fine Ottocento, ma i rimedi abbiamo visto che sono stati peggiori del male. Mentre oggi la crisi della democrazia è data dalla crisi della rappresentanza. Ora, noi viviamo in una serie di luoghi comuni. Sentivo a Radio Radicale qualche giorno fa, e ho chiamato il Presidente del Consiglio, Angelo Siriani, che saluto e ringrazio, che ho sentito questa notizia che il PD, per riprendere i rapporti con il territorio, aveva indetto col suo segretario nazionale una riunione a luglio a Tor Bella Monaca alle 2 in una libreria. Mi sembrava una barzelletta. Eppure è la verità. Ieri abbiamo sentito parlare degli 80 euro e tutti dicono è una fake news. Ma guardate che il giorno prima il ministro dell'economia, Giovanni Tria, aveva detto testualmente: il bonus è troppo complicato, non riduce la pressione fiscale complessiva, crea problemi al momento dei conguagli. Ora dicono c'è una perfetta sintonia. Eppure sono state dette cose esattamente opposte a distanza di poche ore. Quindi il sistema mediatico disinforma in modo strutturale. Quindi abbiamo bisogno di voci fuori dal coro per capire. Vittorio Sgarbi è la voce fuori dal coro per eccellenza. E per evitare che qualcuno possa dire che a volte possa farla fuori dal vaso, Vittorio ha preso l'abitudine recentemente di farsi ritrarre seduto sul water per dimostrare che non è vero, perché lui la fa sempre nel vaso. Allora a Vittorio io dico tutto, anche quando ho le emorroidi, quindi io gli dico tutto, non gli nego nulla. Quindi le iscrizioni tombali sono significative. Leonardo Sciascia sulla sua diceva: ce ne ricorderemo di questo pianeta. Leo Longanesi
torno subito. Questa, caro Leonardo, l'ho scelta per me, quindi ti prego. E Vittorio Sgarbi sulla sua tomba vuole scritto polemista, una frase che illustra praticamente una vita. Quindi è necessario, seguendo le intuizioni di Sgarbi, vedere dall'altra parte, guardare con altri occhi, perché Vittorio Sgarbi è dotato di una straordinaria cultura, di una prodigiosa memoria. Vittorio Sgarbi ha questo dono e stasera lo regalerà a noi. Grazie. Perché dipende da una mia troppo remota memoria della Calabria. L'ho girata tanto, l'ho vista, ogni volta che la rivedo mi rendo conto che da un lato è abbandonata, dall'altro quell'abbandono però è una conquista di verginità. Sono riuscito a vedere un tratto della costa dello Ionio sublime in cui qualcuno è riuscito a non mettere le pale eoliche. E vedendolo ho pensato al mito. Quindi mi sono soffermato a Santa Caterina, da cui sono partito intorno alle 17:10, accompagnato da un amico calabrese che non ha idea delle strade, convinto di essere a mezz'ora, invece ero a 1:40. E quindi il ritardo è mediamente per la mia colpa e per il paesaggio, e mediamente per il mio accompagnatore, e, che si chiama Pino. Tanto perché... osservo, però vorrei fare alcune osservazioni sull'eloquenza di Mario Caligiuri. Intanto, per arrivare a parlare di me ci ha messo esattamente 25 minuti. Prima ha parlato di Gratteri, non so quanti altri, dico, ma perché mentre stavo per arrivare le cose che hai detto non le hai dette prima? Tutta la premessa, l'università... Dicevo perché loro aspettassero di meno, dico, per i tuoi ospiti. Questo ho scoperto che è la prima giornata, il giornata inaugurale, in ritardo, e potevi parlarne prima così li intrattenevi. E oltretutto non hai mancato in quell'intervento di parlare difficile. Perché sai che alcune parole noi le pronunciamo soltanto per averle lette. Così io mi sono reso conto che tu parli così difficile che non hai mai incontrato nessuno che ti abbia detto corifeo, perché hai detto corifeo, il che vuol dire che, siccome si dice corifeo, e tra l'altro l'ho anche guardato con attenzione per non essere in errore, è proprio così, corifeo, ce la sento su lei. No, ma non volevo farti, dicevo che evidentemente usi delle parolone, cioè perché corifeo? Io ho detto, ma come parla difficile? Il popolo non capisce, ho pensato a Petrolini. Più bella e più grande che Pria, bravo, grazie, vedi tu, e lì tutti sono impressionati, il sindaco ha detto, oh, corifeo anch'io, corifeo. E ho scoperto infatti che è una bella etimologia, perché oltre a capo del coro significa anche capo o banditore riconosciuto di un movimento politico culturale. Cioè sono io, detto corifeo da te. Però perché tu hai detto corifeo? Perché la parola è bella, ma tu l'hai letta, e non ha mai parlato, quello che vai al bar a dire è arrivato il corifeo, e quindi non averla sentita ti ha indotto l'errore. Ma non volevo prenderti in castagna su questo errore che deriva dal fatto che avendo tu le emorroidi, allora fai questo passaggio narrativo difficile. Ma volevo osservare che tu in questi giorni hai fatto la cosa peggiore che può fare un amico. Quindi io sono arrivato con un'ora di ritardo. Però tu hai 85 ore di ritardo. Io sono sbarcato, quindi quando sbarcavo arrivava l'assessore, con 4 macchine di Stato, la scorta di carabinieri. Sembrava un magistrato. Ed era solo un politico che era il assessore con la cultura, che aveva, guidava la sua automobile, aveva un Audi potentissimo, la guidava, mi veniva, arrivo in Calabria, devo chiamarlo io. E gli dico, verrai alla mia Traviata, ho le emorroidi. Io ho mai visto uno stronzo così. Cioè, cosa è capitato? Allora ho pensato che tu sei diventato, dopo la gloria della funzione di assessore, peraltro amatissimo da tutti, poi conoscevi tutto, quindi andavamo ovunque, forse non avere più quel ruolo ti induce a una certa timidezza per non poter più andare a svegliare i sindaci alle 3 di notte, però tu sei, ho chiesto al sindaco, vice sindaco di Soveria Mannelli. Cioè tu sei il modello più alto di profeta in patria. Cioè tu qui canti, qui te la canti, qui sei il corifeo, qui sei... E quindi se perché devo andare io a trovare Sgarbi? Venga lui da me. E così deve essere andato, perché io non ho mai visto uno più stronzo di te.
sono qua, sto girando dappertutto. Ecco, però per prenderla in chiave amichevole ho pensato, perché tu ti senti potente qui. Cioè, se tu arrivi, non so, alla Mezza, dici, va, può darsi che mi guardino come uno che non è neanche di 5 stelle, una terza stella, una stellina così. E allora, infatti, quando vuoi dire qualcosa di buono, qualcuno dice stella, guarda che stella la mia bambina. Ecco, e tu, sentendoti un po' inquieto, hai pensato di rimanere qua. Comunque sono venuto, io ho aderito al tuo invito come un squillo. Cioè, tu mi hai invitato l'8 e oggi è il 10, una cosa che io, in tempo reale, credevo di essere venuto qui a parlare d'arte, cosa che posso anche fare. Vedo che, nonostante che abbiamo ritardato di ben 2 giorni il mio arrivo, non è stato capace, come sempre, di far arrivare il mio libro, perché Mattia Preti è arrivato. Ah, c'è anche l'altro, bravo. Perché invece l'altro lo vedo malvolentieri, perché tra le cose maligne di questa regione c'è uno che si chiama Barone. Diceva la Traviata, appunto, nel rapporto tra l'amante ufficiale e Alfredo, la formula «Temo sempre del barone, ve fra noi mortal tenzone, sei cadrà per mano mia». Bene, Barone è il promotore del premio Caccuri. La cosa peggiore che io ho visto nella mia vita in Calabria. Cioè, un premio in cui invitano me ad andarci, forse anche pagato. Io arrivo con un libro su un autore calabrese in una città di Calabria, pubblicato da un editore calabrese, sono arrivato secondo. Io quello lì, quando lo vedo, gli sputo in un occhio. Cioè, mi ha fatto venire a prendere il secondo premio ex aequo per far vincere una ragazzotta lì, una giornalista di Al Jazeera, tanto per farlo, nessuno si ricorda chi era. Ma Feltri ed io, cioè due luci della nostra patria, siamo arrivati secondi ex aequo. Quindi quando io, per quel libro lì, è appunto quel bellissimo libro su Mattia Preti, un libro fondamentale, l'autore fondamentale per la nostra vita, è arrivato secondo. In Calabria il premio Caccuri. Sia maledetto Caccuri, gli vengono le emorroidi a Barone. Ecco, quindi queste sono le cose che volevo cavarmi di bocca per dire. L'altra cosa è che non credo che a tutti piaccia Salvini. Però di tutto quello che ha fatto, che non ha fatto, anche rispetto allo spostamento del suo razzismo o della sua antipatia per i meridionali oltre la Sicilia, cioè lui ha pensato che se c'erano dei terroni cominciano dalla Libia. Con ciò ha conquistato una parte anche di elettori meridionali. Ma oggi ha fatto una cosa che non si può non condividere. Ha preso un documento del sito del Ministero degli Interni in cui, secondo una moda insopportabile, non perché io non possa prenderlo nel culo con le emorroidi o meno, faccia quello che vuole, però in nome dell'uguaglianza di genere, che vuol dire parità assoluta, sulle carte del Ministero degli Interni noi non abbiamo più un padre e una madre, ma genitore 1 e genitore 2. È insopportabile. C'è la moda culattona, i matrimoni gay, tutte queste cose, facciano quello che vogliono, ma non uccidano il padre e la madre. E lui ha ripristinato padre e madre. Credo che questo ogni sindaco dovrebbe scrivergli per dire: è giusto che noi salviamo la memoria delle belle parole. Padre, che vuol dire quello che sta sopra di noi, la patria, madre, che vuol dire, e tu, genitore 1 e genitore 2. Quando mio figlio, io ho 3 figli, mi vuole offendere perché mi rimprovera di essere stato un cattivo padre, mi chiama genitore, perché in realtà noi siamo genitori attraverso l'atto sessuale, che quella ha la funzione, però puoi anche esserlo controvoglia. Quando eravamo ragazzi c'era il problema delle ragazze che rimanevano incinte, l'aborto, ti ricordi? Non so se lo ricordi tu, insomma, era un tema per cui rischiavi il matrimonio. E quello era il genitore, cioè uno che mette incinta una ragazza senza averlo voluto. Poi comunque il bambino sarà bellissimo. I miei genitori, cristiani, che si sono sposati nel 50, mi hanno talmente voluto che sono nato dopo 2 anni. Cioè hanno insistito nell'atto sessuale come atto della volontà paterna e materna. Quindi pensare che qualcuno, in nome della moda, perché altro non è che moda, tutto questo movimento omosessuale, sarà anche, difendiamo ognuno i suoi diritti, e tutto quello, però è moda. E diventando moda poi diventa l'adozione di un bambino da parte di 2 maschi, i quali tolgono al bambino la cosa più importante che c'è della maternità, che è la tetta. Cioè un bambino senza tetta è un bambino senza vita. Ora, immagina che il bambino stia a letto con 2 maschi. Dov'è la tetta? Troverà qualcos'altro, che non è la tetta. Ora, io trovo immorale, schifoso e disgustoso che genitore 1 e genitore 2 siano i modi per dire che uno può anche avere 2 padri o 2 madri. Può averli, non è, il dato lo consente la legge. Quindi Salvini ha fatto un atto, secondo me, che è un atto per tutta l'Italia e per il decoro e l'onore
della nostra tradizione, della nostra famiglia cristiana, del nostro essere figli di una, padre, di una madre e di un padre. Quindi volevo dirvelo perché questo l'ho letto oggi insieme a un'altra notizia che comunque comunico perché probabilmente fa parte anche della memoria comune con Caligiuri. Il mio primo libro importante vinse il premio Estense quando ero bambino nel 84-85 contro Giorgio Bocca, Pampaloni, Villari, lo pubblicò Marsilio. Marsilio editore era un personaggio, uno degli ultimi grandi editori come Rizzoli, Mondadori, cioè di quelli che cercano gli autori, e lui mi cercò insieme a Cibotto, e si chiamava Cesare De Michelis. È morto oggi. Il fratello del ministro, più noto di lui, discutibile o discusso, comunque figura di memoria credo più larga perché andava nelle discoteche, era molto moderno, neanche discutibile, ma suo fratello è stato un professore di letteratura italiana, un editore importante, e ha pubblicato il mio libro che tu avrai qui in biblioteca, in questa bella biblioteca dedicata a tuo padre, non al tuo genitore, a tuo padre, Michele, il libro Il sogno della pittura. Lo pubblicai con lui, quindi le notizie della giornata sono un Salvini che ci restituisce padre e madre e un non l'avrebbe fatto un altro ministro perché poi ritengono queste cose poco importanti, invece le parole sono importanti, che le parole segnano, e la poesia è importante, fatta di parole. Si può dire sempre caro mi fu quest'erbo colle, si può dire che mi piace stare in collina, non è la stessa cosa. Genitore e padre non è la stessa cosa. Tra l'altro una signora di una certa età mi chiedeva, come se potesse farlo Berlusconi, non credo che riprendesse da lui, se lei è amico di Berlusconi, gli dica che occorre ripristinare la festa del 19 marzo. Noi abbiamo una festa di merda che si chiama 8 marzo, festa delle donne. Non so cosa festeggino, se no che noi siamo ormai stati messi nell'angolo dalle donne, cosa evidente anche a Mascaro, chiunque lo sa, cioè che le donne comandano... Scusa, ecco. Come corrido, è Mascaro. È Mascaro, Mascaro. Beh, questo hai ragione. Comunque, lui sa benissimo, come so io, che le donne dominano ormai non solo della casa, come sempre, ma anche della società. E quindi è una conquista che hanno fatto. E noi... Però si è abolita la figura del padre, perché San Giuseppe era il padre. Non è più una festa e non ci sono più padri. Cioè la figura del padre è un'autorità che si è perduta. Non c'è un riferimento certo, non ci sono in tutti i mondi, dalla cultura alla politica, le autorità che erano nella figura del padre. E quindi questa signora mi chiedeva, dice, dica Berlusconi di rimettere, guardi che non è il Papa, non è che può rimettere, però è vero che noi abbiamo una festa in meno e una in più inutile e una in meno che indica la decadenza di costumi e di rapporti con una figura, come dimostra il caso tuo, di buon figlio, che era il padre. Mio padre è stato importante, si è rivelato uno scrittore negli ultimi 4 anni della sua vita, dai 93 ai 97, scrivendo dei libri molto belli che mi hanno fatto vedere un padre diverso da come lo ricordavo. Tu lo hai onorato e quindi dobbiamo essere, non so se riconoscenti, comunque guardare con gratitudine a Salvini, che ha tentato di impedire una barbarie burocratica che è quella che ci fa diventare tutti uguali, eliminando due figure così distinte, così essenziali come il padre e la madre. Queste erano le mie prediche, mi pare, tra gli appunti che ho preso. Non sei venuto a vedere La Traviata, brutto stronzo. Nel frattempo, mentre tu fai solo il vice sindaco, io sono il sindaco di Sutri, capitale della Tuscia, e non sei ancora venuto a Sutri. Cioè, voglio sapere, ma scusa, perché tu pretendi che io venga da te e non vieni mai da me, brutto stronzo corduto? Cioè, prima c'era sempre, un Caligiuri che si annunciava. Arriva Caligiuri, c'è Caligiuri. Adesso. Non mi pare di anticipare quello che dirò oggi. Ecco. Mi abbandonasti? No, io non ti ho abbandonato. Vabbè, comunque, volevo fare le mie lamentele di figlio abbandonato, perché io sia più vecchio di te. E quindi, figlio perché, così come De Michelis pubblicò il mio primo libro importante, letto, che fu... pubblicato appunto e vinse il premio Estense, così il primo festival, uno dei primi festival in cui andai, lo ricordava il sindaco prima, fu in questo luogo strano del mondo che avevo un sindaco sgarbiano prima di Sgarbi, cioè uno che si inventava delle stravaganze, degli assessori strani, e io veni qui, era l'89 credo, quindi molto sono passati 30 anni, a un festival che non era questo ma veniva qua e venni tra gli ospiti, e devo dire che ho ricordato più volte, ma lo ricordo ancora, che quell'occasione fu per me importante per scoprire Cosenza.
nel senso che c'era qui un medico, non so se io se sia morto, che di Lamezia, dove andiamo più tardi, a cui io dissi voglio andare a vedere il centro storico di Cosenza, e lui mi disse non esiste, Cosenza è la città moderna, ma con una consapevolezza piena. Dico no, guardi, c'è la mia guida, no, guida vecchia, prima della guerra. Dico no, guardi, è una guida degli anni 70, no, no, non c'è il centro storico. Vabbè. Si preparò il giorno dopo ad accogliermi, si vestì da esploratore con una sahariana, un binocolo, e cominciamo a entrare in un luogo in cui c'era una sola persona vivente, c'era la casa, e che era il centro storico, come se fosse una città sconosciuta e scoperta, come Schliemann che scopre Troia. E dopo 500-600 metri, hai ragione, Cosenza esiste. E così tanto esistette che io ne cominciai a parlare in televisione, e devo dire che benché come assessore abbia fatto poco, perché forse gli assessori riescono a fare sempre poco, forse perché le deleghe erano deboli, erano senza bilancio, senza portafoglio, ho fatto l'assessore per qualche mese, mi sono rimesso perché tutta la mia gloria non mi venisse poi ribaltata come incapacità. Con la parola, dagli inizi dalla fine degli anni Ottanta, raccontai la bellezza di quel centro storico che ha avuto poi un rilancio, sia pure con i mille problemi che riguardano gli interventi sugli edifici privati, su cui non c'è evidentemente una legge speciale che consenta. Però Cosenza è diventata oggi una città con una buona amministrazione e con una consapevolezza della sua storia. Ma nell'89, qui a Soveria Mannelli, c'era Soveria ma non c'era Cosenza. Quindi la percezione ce l'ho, e quindi è giusto che voi continuiate con queste iniziative a raccontare di un paese dove un sindaco è stato capace di introdurre elementi di vita, di novità, di comunicazione. Oggi stavo col sindaco di Santa Caterina Tullo Ionio, che ha tra i suoi cittadini una signora molto ricca, con un marito molto ricco che ha miniere d'oro, che hanno fatto, all'insaputa di tutti perché sono molto privati, un golf, una tenuta straordinaria, e mentre tutto lì, l'ho visitato con il ritardo che ho prima ricordato, è assolutamente perfetto, fa vedere un mondo che è un paradiso, con ospiti e associati che vengono dal Canada, dall'America, eccetera. Il paese, per verità, sembra abbandonato, completamente abbandonato. Ha avuto un incendio negli anni Ottanta, il sindaco è arrivato da poco, è una persona gentile probabilmente, ma come spaesato. Io ho, guardandolo e mettendo a confronto questo privato che arriva con una potenza tutta sua e non vuole avere rapporti con il pubblico, né chiedere soldi e forse neanche darli, e il sindaco, ho pensato che la ragione per cui Santa Caterina era così indietro era proprio nella configurazione antropologica di quel sindaco, che era un uomo isolato, solo, senza connessioni. Se tu non ti connetti con qualcosa, con la potenza della tua identità, ma facendola diventare un valore per tutti, non fai quello che è utile fare per il tuo paese. L'impresa di Caligiuri, fatta in anticipo in maniera artigianale, analoga a quelle che ho tentato in altri luoghi d'Italia, da San Severino a Salemi e oggi a Sutri, ha avuto la sua rappresentazione perfetta nell'ultimo intellettuale vero dello scorso, del secolo scorso, che è Carlo Petrini, il quale ha inventato Slow Food. È l'unica cosa importante nella cultura della fine del secolo scorso e anche nell'apertura di questo, rispetto a pittura, architettura, letteratura, dove vediamo una generale decadenza. Architetti grandi ma totalmente autoreferenziali, che fanno cose monumentali solo per la loro gloria, scrittori spesso modesti, sempre meno conosciuti e riconosciuti, pittori sempre più distanti e non di tutti. E invece entri in un paesino piccolo e cioè, questo qui è un presidio allo Slow Food. Quell'uomo è riuscito a inventare con Slow Food qualcosa che fa diventare universale un bene particolare, attraverso delle connessioni, attraverso il collegamento. Tutto il mondo a New York, attraverso il suo promotore principale che è Farinetti, vede i prodotti italiani di qualunque luogo della Sila o del Veneto o della Tuscia, che dalla dimensione locale sono diventati universali. Hanno cancellato il fast food della Coca-Cola e dell'hamburger per diventare quel prodotto specifico. Ieri sera ero a Laurino, in Cilento, e mi hanno portato una cosa dicendo questo è un presidio Slow Food. Il paese era in totale decadenza, ma il presidio Slow Food era in perfetta. Ora, perché faccio questo riferimento a un elemento culturale
con cui si è nobilitata l'enogastronomia, diventando bene culturale anch'essa. Il vino e la produzione di vino in Italia è cresciuta rispetto al vino del contadino, con produzioni che concorrono con la Francia, con dei riferimenti straordinari di qualità, di valore, di metodo. E tutto questo è avvenuto in una dimensione culturale, tant'è che io, intuendolo, quando ero sindaco di Salemi, inventai l'assessorato alla cultura e all'agricoltura come connesse. Ma questa idea di Petrini è di aver fatto diventare bene di tutti i prodotti particolari nei singoli luoghi. Perché lo ha fatto? Perché ha capito che occorreva rendere universale il particolare, occorreva stabilire collegamenti. Ebbene, in un certo senso è stato suo profeta, o parallelo lui in quegli anni, proprio Caligiuri, il quale ha fatto diventare Soveria Mannelli un nome del mondo. Pochi sono i paesi piccoli di Calabria che sono riconosciuti, perché lui ha voluto chiamarci a venire qui, esportarsi, muoversi, stabilire l'isolamento, è una delle ragioni per cui i luoghi poi alla fine si consumano. Il destino di Santa Caterina che ho visto oggi è proprio nel rischio di un eccesso di modernizzazione, intesa in senso anche positivo, grazie alla ricchezza, e una amministrazione che non sa che pesci pigliare, non sa dove trovare i suoi santi di riferimento. Ecco, Caligiuri è un nome nazionale che ha mantenuto, prima lo diceva, i rapporti con alcune personalità profetiche della politica moderna come Cossiga, e ha stabilito quindi, da questa biblioteca agli incontri che fa qua, che Soveria Mannelli è un appuntamento italiano di cui occorre che noi siamo consapevoli. Quindi io sono venuto anche per confermare che quello che accadde 30 anni fa ritorna oggi, e che Soveria Mannelli ha avuto in lui un sindaco illuminato, un sindaco aperto, un sindaco che ha ritenuto opportuno non chiudersi e neanche fare la vittima della sua solitudine, perché non c'è niente di più isolato e solitario della Calabria. E quindi questa solitudine ti può portare o alla rassegnazione o al tentativo di superarla. E la superi proprio, lui l'ha detto prima, con la cultura, con la parola, con le persone che diventano profeti di qualche... E quindi aveva ragione lui, perché poi in luoghi d'Italia, dopo Soveria Mannelli, sono nati festival importanti, il Festival della Letteratura di Mantova, dovunque nascono luoghi. E l'Italia è il luogo dove c'è una maggiore forza della parola e della cultura. Si continua a parlare dell'analfabetismo e della poca lettura degli italiani, ma in realtà quando tu vai al Salone del Libro di Torino non c'è fiera che abbia più gente che si muove, forse i libri dovrebbero costare di meno. Ma gli italiani non sono così ignoranti e sono attratti dalla parola, sono attratti dal foro in cui qualcuno dice cose e gli altri possono riflettere, meditare e controbattere. Quindi la parola può essere uno strumento utile e importante per la conoscenza e anche per la comunicazione dei luoghi. E qui certamente è stato capito. Io in questo senso devo dire che ho girato l'Italia forse più di altri, e ho visto crescere l'Italia. Io non ho un'idea negativa dell'Italia. Certo, mi rendo conto che in alcuni luoghi le cose appaiono più difficili, ma ho visto in 30 anni un miglioramento, una sensibilità crescente, una curiosità. E forse la Calabria, che è rimasta la regione più indietro nel lungo treno dell'Italia, deve rivendicare qualcosa, ma non lo può fare soltanto pensando alla cassa del mezzogiorno, che un tempo era quella che dava danari. Deve pensarlo attraverso una cassa del sapere, della conoscenza, che fa capire come l'isolamento può essere prezioso e come alcune bellezze, lo diceva il canadese ricco di oggi, diceva: ma io credo che ci sia speranza per la Calabria, magari in un tempo lungo, non subito, magari in 20 anni, magari saremo, però ci sarà un giorno in cui quello che è stato preservato della Calabria sarà la sua forza maggiore, cioè l'integrità dei luoghi, dove l'uomo non è arrivato con l'idea fasulla del progresso e dove non ha rovinato, come ha molto rovinato anche in Calabria, questi luoghi saranno proprio salvi per la loro integrità. E quindi in fondo le riflessioni che faccio adesso mi mettono in una posizione meno negativa di quella espressa da Caligiuri, anche in virtù di quello che Caligiuri rappresenta, e credo anche di speranza verso il futuro. Non so
se dipende dalla politica. La politica vale sempre così di meno che diventa democrazia diretta, anche senza volerlo, perché in realtà quando tu non hai più il soccorso di un politico, quello che era la chiave meravigliosa dell'unica politica possibile in quegli anni, che era il voto di scambio, cioè c'era il tuo parlamentare che non ti faceva un favore per ragioni di, come dire, corruzione, ma perché sentiva di rappresentarti. Oggi chi è il vostro parlamentare? La politica non conta più nulla, quindi ci si organizza per trovare una strada che sia al di fuori della politica, e forse questo è un aspetto positivo nelle comunità. Non c'è il patrono di un luogo come un tempo erano i Misasi, i Mancini, gli Andreotti, non c'è più, perché la politica è diventata altro, e forse questo non è neppure un danno. Quindi le comunità cercano di rigenerarsi attraverso percorsi, di cui questo è uno: trovarvi qui, parlare, io poi parlo in maniera sempre poco convenzionale, quindi dico cose che magari sono l'opposto di quello che uno vorrebbe sentirsi dire. Farò fatica a parlare anche dei 5 Stelle, perché poi li ho conosciuti, sono dei ragazzi impauriti, che hanno una parte più grande di loro che non sanno come affrontare, dovranno affrontarla. E quindi non sono pessimista in linea generale, se questo è il commento che posso fare alle considerazioni di Caligiuri. Per quello che riguarda invece il discorso da fare, che è un discorso che presuppone immagini e racconto dell'arte, quello che io faccio per lavoro, un destino mi ha portato a rendere democratica la bellezza, vedi un po' che non ci sia qualcuno, democratica la bellezza, perché ho iniziato a fare degli spettacoli che ero molto girato, Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, e questi spettacoli vedono migliaia di persone che vengono a sentire qualcuno che gli racconta di questi grandi artisti che sono il simbolo della nostra civiltà, e quindi sono entrato in una fase evolutiva rispetto a quella della critica d'arte, che peraltro nel libro di cui oggi avrei voluto parlare o di cui possiamo accennare è stata per me l'idea di avere il dovere di fare un racconto dopo tanti anni di ricerche e di studio e fare una piccola storia dell'arte. La grande storia dell'arte che apre questa disciplina come un'enciclopedia è degli inizi del secolo, degli anni 10-20, è l'opera di Adolfo Venturi in 25 volumi. Poi ci sono ovviamente altri testi che ci hanno accompagnato, come la storia dell'arte dell'Argan. Io ho pensato che sarebbe stato bello fare una storia dell'arte universale e completa. In realtà mi sono limitato a 6 volumi da 3 che pensavo. Quello che questa sera si doveva presentare è il quinto, e racconta un percorso che va da Cadaletto a Boldini, da un grande pittore veneziano a un grande pittore ferrarese, in un percorso che ho chiamato Dal mito alla favola bella. Il mito è ovviamente il tema del mito che alla fine del Settecento si riaffaccia con l'arte neoclassica. Il nome principale che molti conoscono è Canova, si ricomincia a raccontare la storia degli dèi, Paolina Borghese che è come Venere vincitrice, Venere, Apollo, quindi c'è un mondo del mito che ritorna in senso letterale, ma poi c'è il mito universale della città più bella del mondo, che fortunatamente è in Italia, che è Venezia, la quale è il mito della sua bellezza, l'unica bellezza che è pari in vita e in morte, perché Venezia è stata viva quando era una potenza, è stata dipinta da Cadaletto nella sua gloria, poi è caduta, è morta, e c'è morte a Venezia, ma la morte di Venezia, l'attuale morte di Venezia, non ha ucciso il suo mito, per cui è un mito che resiste anche alla morte, e quindi il libro parte con Canaletto, e qualche immagine poteva anche farci capire bene perché è così importante quel pittore. E finisce con un artista che vede la bellezza della donna come qualcosa di divino, e che ci trascina, ci travolge, come si è visto poi nelle dive del cinema. Le dive del cinema sono anticipate da un pittore che si chiama Boldini, che vive a Parigi, ma che racconta queste donne come delle immagini di favolose divinità. E allora ho pensato che il titolo del libro, che appunto è Il tesoro d'Italia, questo è il titolo complessivo dei 6, uscirà alla fine di quest'anno il 6° e ultimo volume, da Boccioni, calabrese di nascita, futurista, fino a Fontana o a De Chirico, e si chiude così il percorso. Ma il libro è da Canaletto
a Boldini, dal mito alla favola bella. Favola bella è quel racconto dell'ultima poesia italiana. La poesia italiana, come voi sapete bene, si è attorta nella sua stessa lingua, diventando ermetica, indecifrabile. Non ci sono più versi che noi ricordiamo. Ricordiamo i versi, come dico sempre, delle canzoni, che sono opera di poesia sublime, di Lucio Battisti, di De André, di Lucio Dalla, di Celentano. Sono il patrimonio di parole che non possiamo non avere dentro, perché l'uomo ha bisogno di parole che dicano sentimenti ed emozioni. Queste ci arrivano attraverso le canzoni negli ultimi più di 50 anni. Sapore di sale credo che abbia 60 anni. Però dei poeti non c'è più traccia, dei poeti classici. L'ultimo è D'Annunzio che, come anticipando dei testi per una canzone, scrive La pioggia nel pineto, che è un viaggio amoroso con una donna in un bosco con... E dice: la favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Erbione. Io ho pensato che in quella favola bella ci fosse una figura femminile come quella di Boldini. Quindi il libro si chiama Dal mito alla favola bella. È quel percorso di 150 anni di pittura che, nella volontà con cui ho fatto questa impresa, ci porta, prima parlavo di alcune rivoluzioni come quella di un piccolo luogo di Calabria che diventa improvvisamente conosciuto a tutti nel percorso di Caligiuri. Bisogna dire che la storia dell'arte, nonostante che l'arte sia così importante, è una disciplina molto moderna. Lo stesso Benedetto Croce, uno degli uomini più colti del XX secolo, aveva pochissima dimestichezza con l'arte, che era importante solo in piccoli segmenti di conoscitori e non era materia universitaria. Comincia a diventare negli anni 30 e 40 una materia di un certo rilievo. Io sono allievo del primo storico dell'arte del Novecento, che è stato Roberto Longhi, ma diventa popolare grazie all'editoria. Negli anni 60, qualcuno che ha una certa età ma se lo ricorda, nacquero i maestri del colore, i fratelli Fabbri, che inventarono, avevano l'età dei miei genitori, Dino Fabbri e Giovanni Fabbri, che è ancora vivo. E nelle edicole apparirono dei fascicoli con belle immagini a colori e piccoli brevi testi che cominciarono a far diventare popolare nelle case l'arte. Prima di quel momento niente, non c'era un turismo culturale come c'è oggi per andare a vedere i grandi affreschi, i grandi cicli di Piero della Francesca, di Masaccio, di Tiepolo. Tutto era molto sofisticato e per pochi, e non c'era un'arte popolare. Quindi l'arte popolare più o meno inizia con la mia generazione. Negli anni 70, ci sarà presente sicuramente qui quella serie, escono i classici dell'arte Rizzoli, e negli anni 80, io sono protagonista in prima fila in quell'impresa, c'è un editore che tenta l'avventura di far diventare l'arte italiana, che è la più bella del mondo, un'arte di tutto universale, un processo un po' alla Petrini, che è Franco Maria Ricci, che inventa FMR, una rivista in cui si pubblicano immagini meravigliose con dettagli straordinari di opere maggiori e minori, e io sono tra i redattori di questa rivista a partire dal 1982. Ecco, deve essere rimasta quell'esperienza in me, che quella che l'arte deve essere fatta vedere nella sua bellezza, non con piccole fotografie in bianco e nero, guiducole, che servono solo, sì certo sono utili, sono strumenti utili, come erano appunto le riviste nei libri di storia dell'arte della mia giovinezza, ma invece l'arte si esibisce con documentari straordinari, con... E questo è stato FMR, Franco Maria Ricci, tuttora vivente, con la memoria di una lunga tradizione di bei libri e di... Io ho pensato, in fondo mi deve essere rimasta questa impronta, perché il libro che qui si presenta e la serie dei sei libri, prima ancora che i miei testi, che sono peraltro brevi e sperabilmente utili, è un libro di bellissime immagini, 300 immagini in cui vedi l'arte bella con dei particolari, perché l'arte deve essere bella da vedere e incuriosirti, andare a cercarla, non delle piccole guide o dei libri paginati male. Quindi la gloria migliore di questo libro, di questa collana, di questi sei volumi, è di avere delle bellissime fotografie che vi inducono ad andare a vedere Mattia Preti, non difficile da vedere, in Calabria, o Caravaggio, o Canova, o Tiepolo, o Canaletto. E quindi si è voluto, con l'editore che era Bompiani, poi nel mezzo è capitata un'avventura che riguarda la mia famiglia, oggi ho parlato con la figlia di Berlusconi che mi ha fatto degli elogi sperticati insistendo su mia sorella, la quale in realtà ha fatto un gesto di rottura degno dei 5 Stelle, e cioè
Bompiani, come sapete, era, sapete, forse non sapete neppure, la situazione editoriale italiana è stata per molti anni il monopolio di un editore che si chiama Mondadori e diciamo un duopolio un po' meno forte rappresentato da Rizzoli, che era di Agnelli. Per cui Mondadori si chiama Mondadori, ma vuol dire Berlusconi. E Rizzoli si chiama Rizzoli, ma vuol dire Agnelli. Oggi tutto questo vuol dire Berlusconi, che ha comprato Rizzoli. Quindi c'è un solo grande editore che ha il 35% delle quote editoriali italiane. Mia sorella era il direttore editoriale di Bompiani. Bompiani era un grande editore, l'editore di Moravia, l'editore di Savinio, l'editore di Umberto Eco. E naturalmente, finita la sua vicenda umana, la casa editrice Bompiani è diventata Gruppo Rizzoli, con una capacità del suo direttore, prima Andreose e poi mia sorella, di avere una forza sul mercato attraverso gli autori che pensate che mia sorella ha portato in Italia, Coelho. Quindi Bompiani era un marchio forte della Rizzoli. Quando c'è questo procedimento di acquisto da parte di Berlusconi, peraltro come sempre fa Berlusconi, non perché gli interessasse molto, ma perché, come dire, gli chiedono di intervenire di fronte alla decadenza della Rizzoli, lui compra tutto e mia sorella chiede di poter rimanere alla Bompiani come, diciamo, titolare delle principali azioni, del numero più alto di azioni. La cosa è impossibile perché il pacchetto viene comprato tutto, però mia sorella è aiutata anche da me, perché la politica può aiutare, perché il garante per l'editoria, sulle quote di mercato, insomma a un certo punto questo forse della concorrenza è l'autorità che, visto l'acquisto giusto ma che portava Rizzoli quasi al, Berlusconi quasi al 40% delle quote, stabilisce che deve perdere un pezzo, quindi deve cedere, deve vendere due porzioni intorno al 3-4% del blocco Rizzoli. Quali sono le due porzioni? Questo entra con la giornata di oggi. Marsilio e Bompiani. Marsilio, che è De Michelis, vede De Michelis che riesce a comprarsi tutte le azioni di maggioranza per tenersi da Marsilio. Quindi quella storia lì. Quindi il garante per forse la concorrenza. Forse l'antitrust è questo. Comunque guarda Pitruzzella. Insomma, questa operazione fa sì che mia sorella si trovi a vedere sul mercato proprio la casa editrice, per cui trova con molta abilità 15 milioni di euro per comprarla. Quindi avrebbe, come dire, ritrovato la sua casa editrice e avrebbe in qualche modo ricominciato la sua impresa. Ma mentre Berlusconi comprava tutto questo blocco, prima che intervenisse il garante, lei aveva deciso di andarsene per i fatti suoi, nell'incertezza del futuro, fondando la Nave di Teseo, che oggi è la casa editrice di cui tutti parlano e che lei si è fondata con un coraggio formidabile, mettendosi contro Berlusconi e contro tutti. Quando fonda questa casa editrice arriva poi il momento, appunto, delle quote di pezzi dopo 6 o 7 mesi che si possono acquistare, e Berlusconi, con un gesto poco carino, invece di vendere a lei a 15 come lei offriva, ha venduto a 15 e mezzo a Giunti, per cui Bompiani è diventata Giunti. Però devo dire, forse hanno fatto bene a non comprare, perché Bompiani è sparita, non se ne parla più, assorbita da questo altro editore che l'ha comprata, non ha poi dato segnali. Mia sorella invece è andata avanti come una forsennata e oggi Marina Berlusconi mi ha detto: di a tua sorella che è bravissima, che è formidabile, che è stata con una ammirazione che mi ha molto colpito, e ha detto, e se vuole ha sempre il posto di capo della Mondadori quando vuole venire qua, quindi lei se non vuole, ma lei l'ho detto no, preferisco avere la mia casa editrice da sola, piccola ma capace, pronta, e infatti molti autori sono passati alla Nave di Teseo, che è stata fondata da mia sorella con il principale nemico di Berlusconi quando nacque la casa editrice, che era Umberto Eco, il quale mise la quota principale di azioni, e quindi la Nave di Teseo è diventata la casa editrice che è nata poco prima della morte di Eco. Quando poi Eco è morto, il primo libro stampato fuori dalla Bompiani fu. Quindi faccio questo racconto che è divertente per dire come è stata coraggiosa mia sorella, perché io
ho dovuto seguirle, quindi dopo tre volumi, i primi tre pubblicati con Bobbiani, cioè con lei, l'ho seguita quando lei è diventata la nave di Teseo, quindi questo, il precedente e il prossimo saranno della nave di Teseo. Abbiamo mantenuto la stessa grafica, quindi chi li avrà tutti e sei come te della tua bella biblioteca avrà una storia dell'arte, un tesoro d'Italia, un racconto che è quello che ho fatto io, naturalmente pieno di lacune perché potrei fare altri sei volumi di quello che è rimasto indietro, ma indicando autori conosciuti e anche meno conosciuti in un percorso che va da Cimabue e Giotto fino appunto ad De Chirico. Questo è il senso del percorso, ma sono libri che uno guarda vedendo con stupore quante meraviglie gli artisti italiani abbiano prodotto, quale fantasia, quale varietà poi locale, perché c'è una grande pittura toscana che tutti conosciamo, Michelangelo, Leonardo, Botticelli, ma c'è una grande pittura ferrarese, camerinese, calabrese, anzi possiamo dire che la rivoluzione, questo può essere detto qua visto che siamo in Calabria, con cui la storia dell'arte è passata dal primato dell'arte toscana, per cui l'arte, sapete che la lingua che parliamo è il volgare illustre di Petrarca e di Boccaccio, così come nel Cinquecento fu codificato da Pietro Bembo, che dice la lingua italiana è la lingua toscana. Il mio concittadino, questo esce nel 1525, questo testo fondamentale di Pietro Bembo, il mio concittadino Ariosto è costretto a riscrivere l'Orlando Furioso in lingua fiorentoscana nel 1532, pochi anni dopo, perché altrimenti sarebbe stato quasi un libro dialettale. E voi ricorderete a scuola la formula che fa capire molto, di Manzoni, che diceva vado a risciacquare i panni in Arno, che vuol dire scrivere i promessi sposi in lingua toscana, che è la lingua ufficiale. Stesso vale per l'arte, l'arte che tutti conoscete, Giotto, Donatello, Michelangelo, Leonardo, Botticelli, ma chi conosce Vitale da Bologna? Chi conosce Parmigianino? Certo qualcuno, ma tutti questi autori dipendono dalla Calabria, perché nel 1913... qui in Calabria un formidabile studioso locale ha l'intuizione di dire celebriamo Mattia Preti, sconosciutissimo, era nato nel 1613, diventa un pittore del 600 intanto, non del 500 che è il secolo d'oro, e su cui si comincia a studiare. E allora arrivano qua, Longhi aveva 24 anni, e vedono il grande Mattia Preti, e si accorgono che Mattia Preti è parte di un grande fenomeno che si chiama caravaggismo. Peccato che Caravaggio nel 1913 fosse completamente sconosciuto. Mattia Preti ha fatto l'apripista, era più famoso, è diventato più moderno Mattia Preti perché si è cominciato con lui. Poi al suo fianco c'erano pittori come Battistello Caracciolo napoletano, Artemisia Gentileschi, che è nota perché è la prima femminista della storia dell'arte, Caravaggio stesso, e quindi a seguito di Mattia Preti si è cominciato a studiare tutto quello che era in quel mondo, e Caravaggio è diventato il leader. Caravaggio, tra l'altro, avendo un'origine lombarda, il che ha consentito di aprire a Roberto Longhi un settore che è l'arte padana, quella appunto che oggi ci porta la parola Padania, che nacque come Padania, e il primo libro importante di Roberto Longhi è Sulla mia città, Officina ferrarese, che porta i pittori ferraresi alla stessa altezza dei pittori toscani. Quindi questa visione geografica, locale, in cui si studiano non solo i grandi toscani, ma i grandi lombardi, i grandi veneti, i grandi umbri, i grandi marchigiani, i grandi calabresi, comincia dalla Calabria. La Calabria è l'apripista della storia dell'arte, della sua nuova visione, che è una storia dell'arte fatta per regioni. Quindi questo è importante dire, qui cominciò questa piccola rivoluzione, qui si diede gloria a Mattia Preti, si capì che era un grandissimo artista e si cercò quello che c'era dietro quell'artista, che era Caravaggio, che oggi è più riconosciuto, più ammirato di lui, ma che ha avuto una fama breve. Sono solo 100 anni che si parla di Caravaggio e poco più di 50 che se ne parla come di un genio, quando nel 51 a Milano fu fatta la prima grande mostra, Milano che voleva dire Lombardia, che voleva dire arte padana, che voleva dire... Quindi, diciamo, quel libro su Mattia Preti, il mio libro, e quelli che sono usciti su Mattia Preti, indicano che da qui, dalla Calabria, regione così apparentemente arretrata, la storia dell'arte ha cominciato a riproporsi in un percorso, come dire, federalista, regionale. Cioè ogni regione ha la sua identità culturale, la sua diversità, i suoi valori. E questo parte con Mattia Preti. Allora, mi sembra che il caso vuole che parliamo di questo libro, che secondo
il principio indicato da Roberto Longhi indica le aree culturali, quindi Venezia, Firenze, l'Emilia-Romagna, la Padania e poi il Meridione, in un percorso che non ha soltanto i grandissimi artisti toscani che tutti conosciamo. Quindi il libro è pieno anche di sorprese, di autori poco conosciuti, di bravi e dimenticati artisti, questo è lo spirito. E quindi mi pare che sia sufficiente per dire con quale intendimento io ho voluto scrivere Il Tesoro d'Italia, al suo quinto volume Nave di Teseo, con quale senso di un debito nei confronti di un luogo dove sono stato per due legislature deputato, come ho fatto con la Sardegna dove fui eletto la prima volta, mi sembrava che un deputato deve avere un collegamento. Io l'ho mantenuto sulla base della mia curiosità culturale, quindi ho voluto firmare il libro su Mattia Preti, che abbiamo fatto con un altro studioso purtroppo scomparso, che è Giorgio Leone, che laverò con me a questo libro pubblicato dall'editore Lubettino. Quindi qualcosa di calabrese io ho nell'aver mantenuto curiosità e attenzione per il patrimonio culturale e artistico della vostra regione. Sul piano umano, i tanti rapporti con i sindaci, con gli amici, con i deputati e con il sindaco, il primo sindaco d'Italia, che è stato appunto Caligiuri, che ci ha trattenuto in questa bella sede. Grazie. Grazie, ci vediamo il 13. Un applauso a Vittorio Sgarbi.